Buonasera e bentrovati dal vostro Cristian Moda, dal Palarmeni di Follonica per la Coppa Italia di Serie A2. In pista questa sera il Roller Matera e il Liren Follonica. Il ritardo dovuto al problemi del Roller Matera che ha avuto, non si sa per quale motivo, insomma, chiesto un ritardo e quindi il regolamento gli permette di essere un'ora in ritardo. Si partirà con la pallina all'Orn Matera. Come sapete ormai da queste giornate passate, accanto a me il commentatore tecnico è un giocatore della 1 del Follonica, dell'Innocenti Costruzioni. Stasera il nostro capitano Federico Pagnini. Buonasera Cristian, buonasera a tutti. Le formazioni per quanto riguarda il Follonica: abbiamo Grossi Alessandro, Asta Federico, Agresti Alessandro, Masini Lorenzo, Galgani Filippo, Maggi Adriano, Bonucci Lorenzo, Talarico Gabriele, Margheriti Francesco, Mugnaini Marco. Allenatore Alberto Aloisi. Per il Matera risponde Joseph Lauzi, Luca Santeramo, Piozzini, Rondinone, Matera, Ferrara, Monticelli, Mastronardi, Dettore, Pigato, allenatore Giuseppe Marzella. Anzi, l'allenatore, scusate, è Valerio Antezza, il nostro cameraman non l'ha sostituito. Siamo già partiti con il Roller Matera in possesso di palla, con lo scambio tra Santeramo proprio e Piozzini. Piozzini in possesso di palla, scarica con Santeramo. Prima esperienza da commentatore tecnico, Federico, per te, oppure già provato qualche volta? I tuoi predecessori hanno fatto un gran lavoro. Ricordiamo e salutiamo affettuosamente Fernando Monticelle e Davide Banini, che hanno veramente alzato l'asticella del commento tecnico. Vediamo un po' come vanno gli altri. Ai ai ai, allora mi tocca fare un bel lavoro, via, bello e capito. Sì, no, comunque prima esperienza da commentatore, quindi cercherò di essere il più ordinario possibile. È imparziale. Dobbiamo essere imparziali, dobbiamo essere commentatori non imparziali. Questo il nostro regista ce lo dice tutte le volte, ma io gli rispondo sempre picche, perché noi abbiamo questi ragazzi che Federico conosce molto bene, comunque li ha anche allenati, li ha come compagni di allenamento, alcuni di loro come per gli altri ovviamente
l'elemento normale, e quindi conosce benissimo anche lui. Comunque sempre il roller materia in possesso di palla, vediamo comunque già il livello è iniziato abbastanza alto per quanto riguarda il roller materia. Ricordiamo che la sconfitta ieri sera per 10-3 mi pare contro il Castiglione, il roller materia gli basta un pareggio per qualificarsi per la Coppa Italia, e quindi ci proverà in tutti i modi. La differenza di ieri sera in pista c'è proprio Santeramo, che ieri sera non ha partecipato alla gara a Castiglione. E niente, torniamo alla telecronaca con proprio Santeramo in possesso di palla, gira dietro porta, la dà Piozzini. Piozzini lungo la sponda al numero 33 Ferrara ancora Piozzini dalla parte opposta per il suo compagno, il numero 74 Monticelli tenta di lanciare Piozzini verso la porta, ma la difesa del Follonica interviene benissimo con Masini per Talarico aspetta un compagno, lo trova in Margheriti da dietro. Margheriti cerca di studiare una mossa d'attacco e scarica per Masini. Girano con Galgani centropista, e allora Margheriti cerca uno spazio, va in accelerazione Margheriti sulla sponda, Margheriti dietro per Masini alza la testa, cerca anche lui di costruire qualcosa, ma butta la palla in avanti e per ora niente di fatto. Che ne dici Fede, la partenza com'è stata? Ma allora, il Matera sicuramente è partito forte, va detto che il Matera a livello di esperienza comunque e qualità dei giocatori è messo piuttosto bene per una categoria della 2, perché ci sono diversi ragazzi che hanno militato già in campionati da 1, Piozzini, Santeramo, comunque sono dei signori giocatori. Noi invece siamo, diciamo, alle prime armi, che è una buona cosa perché la 2 è un'ottima palestra per i giocatori del vivaio, quindi sicuramente una cosa positiva. Per quanto riguarda lo sviluppo, per ora un po' di studio, mi sembra, niente di... cioè, non ci stiamo sbilanciando né da una parte né dall'altra, materia che comunque non è che abbia forzato ancora più di tanto, e in ogni caso sono sempre belli coperti, non mi sembra che abbiano troppa voglia di sbilanciarsi. Perché il risultato lo devono fare per andare per accedere alla finale, giusto? Dico male? Quindi non è sicuramente loro intenzione scoprirsi troppo e compromettere il gioco. Intanto occasione per il Follonica, che ha trovato, ha lasciato libero Galgani, che è andato a battere a rete, ma non, niente di fatto. Ancora Galgani che tenta un tiro accompagnato per cercare una deviazione di un suo compagno, ma niente di fatto. Per il Matera con Monticelli cerca un compagno, lo trova in Piozzini che scarica subito al volo per Ferrara ancora a Monticelli scambia con Santeramo, va al centro Santeramo e va al tiro, anche Santeramo ha tentato la deviazione di un compagno, non lo trova, allora Galgani per dire un Follonica in contropiede, ma niente da fare, si scontra con Santeramo, mette in mezzo una palla a Piozzini, ma Talarico riesce a interrompere l'azione del giocatore del Matera e quindi niente di fatto, ma si riparte ancora sempre con il Matera in controllo di palla con Monticelli per Piozzini, marcato da Masini, ancora Piozzini però riesce a possessarsi della palla, la da Monticelli, Santeramo scambia la parte opposta per Piozzini ancora per passaggio non preciso per Monticelli, e quindi Margheriti riesce a prendere palla con Galgani scambia con Margheriti, con Masini per ancora per Galgani, va ma Galgani aspetta Talarico sulla sponda, scambiano lungo la sponda i due, ancora Masini ancora con Galgani controllato da Monticelli, ma riesce a darla a Talarico protegge la pallina e scivola però e quindi nulla di fatto, cerca ecco Piozzini 2-1, va Monticelli da solo. Bella occasione per il Matera, sì, un bel contropiede. Ottima occasione per il Matera, come dice Federico, e un errore, diciamo, fase d'attacco ha innescato un contropiede per il Matera. Entra in pista Adriano Maggi, uscito. E qui forse stava anche un fallo di squadra, ecco che arriva infatti il fallo di squadra. In
Intanto il Matera cerca di macinare il gioco, però i giocatori dell'Iren Follonia cercano di attaccare alti e quindi continuano in questo modo. Ancora Monticelli, ancora Piozzini, Piozzini per Santeramo, Santeramo ancora a Ferrara, Ferrara controllato da Masini, però va via Ferrara, Masini, e va il tiro, meno male, fuori dallo specchio della porta. E ora è il turno di Galgani che va in rete. Una bella giocata di Adriano, che si è portato dietro tutti e due i difensori, è servito per Galgani che, insomma, dentro l'area è stato micidiale. Bene, una bella, bella, una bella azione dei ragazzi del Follonica. Vediamo il contropiede, ecco, si accentra, ma fa finta il tiro Adriano Maggi, la da scarica per Galgani che batte subito in porta e va sull'1-0. Quando manca 18 minuti e 53 secondi alla fine del primo tempo, il Lirium Follonica passa in vantaggio. Un altro cambio per Follonica. Chi è uscito? Agresti. È uscito Agresti. Masini. È uscito Masini. Attento il nostro Federico, che ultimamente è diventato anche un bomber. Anzi, a proposito, ho saputo oggi che hai fatto una scommessa con un ragazzo della 17, è vero? Sì, no, in realtà non l'ho fatta io, è venuto, mi ha detto, aspetta, se arrivi a 10 gol mi faccio i capelli rossi, ho detto, falli davvero. Allora, tutte le volte siamo già a 5, quindi ce ne manca, la stagione è lunga, Fede. È lunga. Che ci sta che veramente, se vedete un ragazzo a capelli rossi giocare nella 17, il nostro Mattia Malvizzi, che salutiamo, che è stato convocato il promoter, ma insomma speriamo di arrivarci a 10, dai. È stato convocato il promoter a Forte dei Marmi e niente, quindi con Piozzini ancora il Matera, va Piozzini al centro, palla stoppata da Galgani, ottimo l'avvio del Lirium Follonica, specialmente negli elementi di Galgani, ottimo anche l'innesto di Adriano Maggi che si è subito fatto sentire, sbaglia Margheriti attaccato da Piozzini, ma nulla di fatto, e quindi la difesa del Lirium Follonica riesce a conquistare sempre con Maggi, a grandi falcate Maggi, va Maggi in contropiede, controllato da, e spinto anche da, buono, si porta dietro tutta la difesa ora da Ferrara, va bene. Con Galgani a Maggi, Maggi a Margheriti, va Margheriti, scambia ancora con Maggi, Maggi a Galgani, Galgani dietro per Margheriti e tira da lontanissimo perché stanno per scadere i 45 secondi dell'azione d'attacco e quindi ha dovuto necessariamente tirare un tiro anche impreciso. Quindi palla ancora al Matera. Ora necessario allungare il possesso perché non ha senso ora forzare più di tanto se Polonia è in vantaggio, quindi corretto come stanno procedendo. Attenzione che poi si tende a confondere il possesso con il non produrre niente in attacco, ma per ora mi sembra che i ragazzi stiano andando bene. Come dico sempre, mi fa piacere avere accanto a me un esperto della tecnica dell'Ohi, perché per quel che mi riguarda la conoscenza da questo punto di vista è veramente... Infatti, ora queste parole proprio non le vorrei usare, però insomma, diciamo, non è il mio, diciamo così, dai. Comunque, Santeramo per il Matera, va al tiro Santeramo, risponde con un guanto facilmente Mugnaini. Ricordiamo in porta il Alberto Aloisi, molto agitato con panchina, schierato Marco Mugnaini. Il nostro Alberto Aloisi è sempre molto agitato. È sempre molto agitato. Si sente anche da fuori, da Capannino, quando c'è le partite. Sì, sì. Sembra quasi che le spinge le parole, lo vedi? È lì alla balustra appoggiata, gli morde quasi un'orecchia a questi ragazzi, ma insomma, veramente sta facendo un lavoro dal punto di vista di crescita per questi ragazzi egregi. Ecco ancora un'azione bellissima di Galgani che aveva messo in mezzo una palla. Era pronto Adriano Maggi per toccarla in rete, ma un difensore del Matera è riuscito a controllarla. Stessa azione quasi praticamente del Matera, azione fotocopia dove c'è un passaggio 1-2-3 e quindi si riparte sempre con l'Iren Follonica. Momento di agitazione, momento concitato mi sembra, no Fede? Sì assolutamente, comunque ora nonostante il momento un po' concitato ragazzi stanno gestendo abbastanza bene ora, appena finita Margheriti un appoggio, va bene, se non è un problema, se ho parlato dai, a volte bisogna stare attenti a quello che si dice.
perché ci sta che ci si tiri, sì, diciamo, recuperati da soli. Diciamo che questa tendenza ora che hanno a gestire la palla alta sulla linea di metà campo non è proprio il massimo. Bisogna, come dicevo prima, bisogna ricordarsi di verticalizzare, che non vuol dire buttare via la palla, ma vuol dire continuare ad essere pericolosi. Se uno continua a gestire senti metà campo, lavoro, senti il lavoro, ragazzi. Io questi sono commenti veramente, noi ci fanno Leo, non ci hanno mai detto, è vero, cioè, noi rimaniamo allibiti perché certi commenti non siamo in grado assolutamente di dirli. Intanto la palla ha preso il soffitto, quindi sarà rimessa a due da metà campo, no? Dal vertice alto dell'area di rigore. Ok, non ho capito. Vertice alto destro a sinistra, il roller Matera con Piozzini sulla palla e la dà a Santeramo. Santeramo va al tiro, ma Margheriti mette la stecca e conquista proprio Margheriti, che va in contropiede con la sua velocità. Margheriti si accentra, però lo chiudono bene i giocatori del Matera, scusate. Agresti ancora in possesso di palla, va Agresti, tenta la finta ma poi torna indietro con Galgani verticalizza, come dice Federico, verso Margheriti. A questo punto però torna indietro con Maggi alza la testa e cerca Agresti. Sfrutta il suggerimento di Margheriti che era andato a fargli un blocco sull'esterno, vabbè, pazienza. Galgani per Maggi per Galgani, ancora attaccato da Piozzini, ma se ne libera Galgani e va da solo, ma su di lui torna anche Ferrara e quindi riesce a tornare in possesso di palla il Roller Matera, ma per pochissimo, perché Maggi conquista ancora, però finivano i 45 secondi e quindi palla buttata in avanti. Mancano 14 minuti alla fine del primo tempo, sempre risultato fermo sull'1-0 per il Follonia. Ricordiamo gol di Galgani. Ancora Agresti, nella sua metà campo, e ancora Maggi che conduce il gioco. Margheriti gli scappa via la pallina e quindi torna. Sì, un passaggio un po' impreciso di Adriano, ma. Ok, ora. Ancora il Matera con Piozzini. Piozzini per Santeramo. Santeramo va, tira, colpisce il compagno sulla spalla, che sta accusando da qua. Ha sentito A. E deve essere stata una bella botta. Protegge la palla Piozzini bene su Margheriti, perché il passaggio di Galgani aveva liberato Margheriti in davanti al portiere. Ancora il Matera. Ancora la Matera va dietro porta sempre con Piozzini. Dicevo, Piozzini individualmente è un giocatore piuttosto forte, sia tecnicamente che fisicamente, quindi cioè, va tenuto parecchio d'occhio, se no giocate del genere ne tira fuori una dopo quell'altra. Però mi sa che sembra si sia fatto male, si sta tenendo una coscia che è quella fasciata, non lo so. Sì, Piozzini sta giocando con una vistosa fasciatura alla coscia. Può darsi che ci sia un vecchio infortunio, ma diciamo continua a giocare. Se non ricordo male, c'aveva la stessa fasciatura l'anno che Matera militava a 1. Quando si giocò giù a Matera, mi ricordo che c'aveva. Ecco il contropiede. Intanto, scusa Fede se ti interrompo, ma il contropiede del Follonia non sfruttato come doveva essere. Peccato, perché era riuscito a lanciare i giocatori del Follonica. Mi sembra Bonucci, che intanto è entrato in pista e cerca di fermare il Matera, che cerca di costruire il Follonica con Ferrara. Ancora nessun cambio per il Matera, che gioca sempre con Monticelli, Ferrara, Santeramo e Piozzini. Sono questi i cinque con cui fa traversa in questo momento per il suggerimento del Matera. Va al tiro Ferrara, ma riesce a mettere una stecca a Mugnaini e quindi niente di fatto. E allora si parte con Monticelli punta Margheriti, ma poi scarica per Santeramo ancora a Ferrara va da solo dietro porta per Monticelli, rimbalza sul pattino la pallina e Margheriti la arpiona facilmente, la dà ad Agresti, che costruisce piano piano, porta via la palla della sua metà campo e ancora riesce a resistere all'intervento di Ferrara, anzi mette in mezzo una bella palla, e però Margheriti non riesce a rimbalzare, arriva ancora Agresti che prende il palo. Rivediamo in questo momento, perché fortunatamente il giocatore del roller prende la panchina del roller, chiede il time out. Rivediamo la regia intanto questa azione,
Margheriti è attaccato, vedete all'angolo, mette in mezzo una palla, Resti si trova lì, al portiere battuto, mette la palla in rete ma prende il palo. Succede. Succede. Ci sono anche i pali della porta di hockey, come in tutte le porte di sport con le porte, e niente di fatto. Quindi siamo qui fermi, vediamo il time out inquadrato dal nostro cameraman, che non sta facendo niente in questo momento, ha piantato la telecamera lì guardando il roller e sta lì facendo gli affari suoi. Sì, che... momento di pausa per il nostro cameraman. Ci sta Joa su internet, insomma, ragazzi, mi duri che lavoro so io e basta. Niente, vediamo intanto, non mi ricordo come si chiama, Antezza, che dà le indicazioni ai suoi compagni. Valerio Antezza, uno dei più forti giocatori italiani della storia. Lo sapevo, però il Fuji mi sfuggiva. Sfuggiva il nome. La scienza dell'hockey è veramente recente, quindi me ne scusano da casa, sicuramente lo sanno, ormai gliel'ho detto l'anno scorso e glielo dico, che di hockey per me è un po', mi diverto, mi diletto in questa cosa, però insomma la conoscenza tecnica, ecco perché mi avvalgo dell'esperienza vostra. Intanto per Matera è entrato Rondinone, ha preso posto a centro area. Ancora Piozzini. Piozzini, fallo fischiato dal... fallo sficchiato dal contro il Matera, e quindi riparte Bonucci. Bonucci per Maggi. Maggi lungo la sponda per Agresti, però anticipato da Santeramo. Arriva Rondinone, porta via palla e tutto. E allora Piozzini. Piozzini contropiede, va al tiro Piozzini, ma trova pronto ancora. E Rondinone stava per mettere in mezzo una palla meravigliosa. Ancora Rondinone, ancora Piozzini, ancora Piozzini, scarica per Rondinone. Rondinone per Santeramo, un momento difficile per la difesa del Follonica, dell'Iren Follonica, perché il Matera sta pressando, sta veramente cercando di arrivare al pareggio. Ed è in difficoltà, però ci pensa Bonucci. Bonucci scarica per Margheriti. Margheriti va, mette in mezzo la palla per Bonucci, bellissima la palla filtrante di Margheriti per Bonucci. Ringrazio infatti Lorenzo, ringrazio il compagno Francesco, perché era veramente una bella palla. Ancora Piozzini per Santeramo. Santeramo punta Maggi, va via Santeramo a Maggi, va anche al tiro Rondinone, palla respinta sulla testa credo di Margheriti. Margheriti però non dà nessun segno, sì, si porta un po' la testa ma niente di grave, capino. Evidentemente Margheriti alla... per Maggi può prendere velocità, esatto, no, non ci ripensa. Ok, Bonucci lascia lì Piozzini, va Bonucci, voleva scambiare con Margheriti ma non si sono intesi i due ragazzi, nonostante le urla dalla panchina, vai, quindi niente di fatto. Ancora un'occasione per il Matera, fortunatamente non riesce Ferrara a mettere la palla giusta. Una buona palla di Adriano, ma ancora un problema del Matera con Piozzini. Rondinone fermato da Agresti, che riparte il contropiede. Agresti accompagnato da Maggi, va il tiro che però finisce sui parastinchi di Ferrara. E ancora Santeramo. Dovremmo evitare di fare un po' su e giù in questo modo, perché insomma meglio un hockey un tantino più ordinato per i ragazzi nostri, sennò quando si va avanti indietro poi conta tanto l'esperienza e conta tanto magari avere elementi che sono bravi sotto porta, bravi nelle occasioni singole, tipo Piozzini, attenzione, un altro miracolo di Marco Mugnaini. Marco Mugnaini si fa trovare pronto e time out ancora questa volta richiesto dalla panchina dell'Iren Follonica. Forse magari i giocatori, Roberto Alisio vorrà dire la stessa cosa di quella che ha espresso in questo momento ai ragazzi. E vediamo la panchina appunto di Alberto Loisi, nel suo modo caratteristico di incitare i suoi ragazzi. Sta dicendo proprio questo, infatti sta dicendo un saluto a casa da Cristian Modena, vedete Federico Pagnini qui accanto, saluto. Quello là è il cameraman, ve lo indico col ditino, quello lì è il cameraman Andrea Burgio, quello prima non faceva nulla, il regista non si inquadra mai perché giustamente dice che faccio, mi inquadro io che non faccio nulla, allora è una bella cosa. Ci divertiamo perché questo ovviamente è un momento per noi, momento di, ecco il regista, quello con le cuffie verdi che vedete accanto a me,
è quello che non fa nulla. Questo è un momento per noi divertente, insomma, perché ci piace intanto commentare questo sport, ci piace commentare questi ragazzi che sono il futuro della nostra città, del nostro sport. Si riparte una rimessa in gioco del Roll Matera sull'angolo in basso a destra del portiere con Piozzini. Sulla palla Piozzini e Ferrara. Bonucci tiene fermo, suona tutto, non si sa cosa è successo. C'è molto in mente da pulire la pista. Da pulire la pista per un po' d'acqua, probabilmente è caduta durante il time out. Stiamo cercando il nostro custode che pulisce la. Soluzione fai detti. Niente, non si sa. Fanno da sé i giocatori del Santeramo. Puliscono emotivamente nel time out. È caduta un po' in acqua in terra. E si riparte a questo punto. Si riparte con Ferrara, però da, anzi Monticelli, la dà a Piozzini. Come vede? No, cerca di giocare in due bassi piuttosto che con un tre. Piozzini per Monticelli. Monticelli ora. Monticelli a Santeramo. Non si intendono qua i difensori. Lasciano libero Monticelli ad andare al tiro. Fortunatamente non è preciso. Anzi, Santeramo, scusate, andare al tiro, non è preciso il tiro. E il Folonia comunque riparte in contropiede sempre con Maggi. Maggi scarica per Agresti. Agresti si accentra, controllato da Bonucci. Bonucci per Margheriti e non riesce a controllare preciso, la pallina. Sì, un po' preciso il passaggio. Maggi non ha fischiato l'arbitro, quindi bisogna ripartire tutto da capo. Maggi sulla pallina, aspetta appunto ancora Galgani, ancora scambia con Maggi. Maggi per Agresti, è anticipato da Santeramo che va in contropiede, incrocia Santeramo, va al tiro, trova Piozzini che cerca di mettere una palla in mezzo, ma Mugnaini attende con la stecca, porta via la pallina dalla stecca di Piozzini. Ancora Agresti per il Follonica, va ancora Agresti da solo, va Agresti, protegge palla dall'attacco di Monticelli, scambia con Margheriti, non riescono a concludere, non trovano il momento giusto per concludere, allora ne approfitta Armatera che mette in mezzo con Ferrara. Occasione per il Follonica, vero Fede? Altra che sì, occasione, e anche un bel lavoro tecnico di Alessandra Agresti, che però ha colto Francesco Margheriti un po' impreparato, forse una palla non precisissima e una volta perso il tempo ha preferito gestirla fuori. Ancora un'occasione per il Follonica con Margheriti che ha messo in mezzo una palla per Agresti, però non è riuscito a colpire al volo perché la palla era abbastanza veloce e quindi nulla di fatto. Allora indietro per il Piozzini, per il Santeramo. In questo momento sta soffrendo la difesa del Follonia e riparte in contropiede, ma insomma le occasioni per il Matera sono tante. Il Follonia continua a costruire e a provare anche il Follonia, occasioni da una parte e dall'altra. Non c'è un momento di tregua in questo momento. Maggi cerca di rallentare il gioco e far ragionare la squadra con Galgani. Galgani per Margheriti. Margheriti sulla sponda ad Agresti. Agresti controllato da Santeramo. Perde palla Agresti, attaccato da Santeramo, cerca di riconquistarla ma nulla di fatto. E allora Santeramo alza la testa e riparte con Piozzini. Piozzini per Monticelli. Monticelli intanto ha cambiato in questo momento, anzi no, è sempre il numero 33. Ferrara, è uscito Rondinone, abbiamo visto. Quindi Ferrara per Piozzini, va al tiro ma protegge bene Mugnaini il suo palo. E allora il Folloni è ancora in contropiede con Galgani. Galgani che non passa in maniera precisa, non passa in maniera precisa
Intanto ci suggeriscono che Piozzini ha accusato un fastidio proprio ieri sera contro il Castiglione, eccola perché la fasciatura. Santeramo per Monticelli, ancora Santeramo, e però non è contento del passaggio di Monticelli o del movimento dei suoi compagni e urla a mo' di Tarzan. Quindi parte ancora Piozzini, Piozzini incrocia e va al tiro e Mugnaini mette il guantone e dice ancora no. Ancora un'altra occasione, ancora no Mugnaini. Continua il tiro al bersaglio, direi, nei confronti di Marco Mugnaini, che però o quando gli picchiano addosso o quando si fa trovare pronto lui, insomma, è sempre riuscito fino ad ora a proteggere la sua porta. E allora Maggi, Maggi per Margheriti, Margheriti per Galgani, Galgani va in accelerazione e allora Maggi, Maggi scambia con Malgani, incrocia con Margheriti, si accentra Margheriti, scarica ancora con Malgani, giro a tre per i ragazzi del Follonica, con Maggi, Maggi ancora per Margheriti, cercano di aprire le fila del Roller Matera e i ragazzi del Follone, ma il tempo passa e Mugnaini giustamente picchia la stecca in terra per dire sta per finire 45 secondi e quindi nulla di fatto. Riparte il Matera, non si ferma neanche un attimo Piozzini, meno male accusa un fastidio perché questo Piozzini è veramente indemoniato. E quindi Ferrara per Monticelli, Monticelli si accentra e però non va correttamente al tiro, addirittura prova Galgani, arriva il gol, no, palla alta Fede. Sì, palla alta, era era facilmente pronosticabile, attento all'arbitro, peccato perché era comunque un bel gesto tecnico. E vediamo il gol di annullato per palla alta e quindi nulla di fatto. Mancano 3 minuti e 43 secondi alla fine del primo tempo, 2-0, anzi scusate 1-0 per il Follonica, il tabellone è stato già aggiornato. E quindi niente di fatto. Una buona prestazione fino a questo momento sia del Matera sia del Follonica. Il Matera forse ancora non ha trovato la quadra, che stanno andando ancora piuttosto su soluzioni personali che non su soluzioni organizzate. Follonica invece molto molto più organizzato, però diciamo ancora forse non è riuscito a esprimere al meglio il potenziale offensivo. Tutto sommato però si stanno comportando bene. Una buona partita fino ad ora anche del nostro portierone, quindi continuiamo così. Diciamo che fortunatamente per il Follonica il Matera non è riuscito a trovare la quadra, speriamo non la trovi di più alla fine della partita, almeno si porta a casa questo risultato. Complimenti ovviamente a Marco Mugnaini, che quando è chiamato si fa trovare sempre pronto. E ancora Santeramo va al tiro e c'è Monticelli da solo anche in questo momento. Qui veramente Mugnaini fa veramente un miracolo perché controlla senza sdraiarsi il numero giocatore del Matera, Monticelli, e allora Maggi al tiro. Anche di là però c'è un gran portiere, perché anche Lauzi non è diciamo il primo arrivato. E allora Monticelli per Santeramo per Piozzini, scambiano i due in velocità e allora prova a centrarsi Santeramo, controllato da Galgani, però prende la porta. Comunque ho notato che questi ragazzi del Matera, da dove tirano prendono la porta. Sì, è una caratteristica che hanno sempre avuto, da che ne ho memoria Matera tiravano forte e preciso. In ogni caso sfruttano molto spesso il blocco interno, se ci hai fatto caso, e cercano sempre di rientrare sul centro per andare al tiro da una posizione più favorevole. Ora... infatti anche in quel momento anche nel tiro di prima nonostante fosse disturbato da Galgani è riuscito ad andare Santeramo al tiro e prendere il portiere. E quindi ancora Santeramo controllato da Agresti, Rondinone ancora in pista, Monticelli controllato da Maggi. 5 secondi, infrazione per il tempo per non essere usciti dalla propria metà campo. Intanto mancano 2 minuti e 15 secondi alla fine del primo tempo, 1-0 sempre per l'Iren Follonica, con il risultato dei falli, punteggio dei falli
tre falli per il Matera e due falli per il Follonica. E allora Piozzini per Monticelli, Monticelli per Santeramo, scambiano ancora i due controllati da Margheriti e Calgani. Allora sceglie Piozzini trasversalmente per Monticelli, e va in mezzo, si fa trovare pronto e Pippo Calgani lo controlla e non riesce a fare niente. Margherita cauta al rondinone, anzi Bonucci, differenza abbastanza importante della mole tra i due, tra il nostro Lorenzo Bonucci e Rondinone. Tanto un bel intervento di Margheriti lì in protezione su Piozzini, che gli ha portato via la palla e ha sventato un contropiede. Ancora Margheriti attaccato da Piozzini, ma protegge ancora bene la palla Margheriti con il suo fisico che non è importante, però Margheriti riesce, la sua agilità e la sua tecnica, l'abbiamo ribadito tante volte che Margheriti è veramente una tecnica importante e quindi una delle promesse del Follonica Hockey. Infatti ancora non è uscito di pista e ora è probabile che poi la stanchezza si farà sentire, però comunque un giocatore sicuramente molto intelligente e valido dal punto di vista tecnico. Ancora occasione per il Matera, la prima interrotta da Calgani, la seconda parata da Marco Mugnaini. Diciamo che il Matera sta costruendo tanto, sta avendo tante occasioni, ma un po' per le capacità del portiere, un po' per la mancata precisione. Ancora il risultato sempre per 1-0, bellissimo, palla messa in mezzo da Bonucci. Ancora Matera con Santeramo. Maggi porta via palla, sbaglia però il disimpegno, e ancora Mugnaini con un gomito interrompe la palla, un assedio in questo momento dove i ragazzi di Alberto devono un attimino concentrarsi. Meno male è finito il primo tempo, perché in questo momento mi sembrava una situazione abbastanza drammatica per il Follonia, perché era tutto un tiro da tutte le parti. Meno male che Marco ha messo diverse pezze e niente, noi rammentiamo sempre il tè caldo, anche se il tè caldo a me non piace, non so se piace a te. Nando si voleva bere quell'affarino, che beve lui, non so come il si mate. Chiama il mate, l'altra volta ha detto io bevo quello, e quindi niente, noi ci andiamo a bere un bicchiere d'acqua, ci facciamo un saluto e ci sentiamo all'inizio del secondo tempo. Un saluto a tutti e grazie.
Siamo pronti per il secondo tempo della partita dell'Iren Follonica con Roller Matera per la Coppa Italia di Serie A2. In pista per il Follonica ancora Maggi, Galgani, Talarico ancora e Margherita. In porta sempre Marco Mugnaini. Per Matera risponde con Piozzini, Ferrara, Santeramo e Monticelli, primo quintetto. Fallo del Matera. Galgani controlla pallina, va Galgani da solo, fa la sponda Talarico. Galgani per Maggi. Maggi per Talarico, mette in mezzo una palla Talarico, arriva Maggi che però gli passa dietro la pallina e quindi non riesce a fare niente. Galgani ancora, Margheriti sente le indicazioni di Alberto Loisi per i suoi ragazzi. E allora però Roller Matera in possesso di palla con Santeramo. Santeramo per Ferrara. Ferrara ancora Santeramo. Santeramo per Piozzini. Piozzini scarica per Santeramo che al volo da Monticelli. Monticelli dà una palla, non si capiscono i due. E quindi va Talarico per il Follonia, mette in mezzo una palla. No, sbaglia Talarico. Voleva servire Galgani che arrivava in velocità, non riesce Talarico. Fallo, riesce, si procura un fallo Talarico e quindi nulla di fatto. Ancora Galgani. Galgani per Margheriti. Margheriti a Maggi. Maggi per Talarico che si scontra con Monticelli. Perde palla però il numero 8 del Follonica e allora il Roller Matera conquista palla che però rimbalza sull'arbitro e quindi sempre però il Roller Matera in possesso di palla con Santeramo. Santeramo per Ferrara. Ferrara per Monticelli. Monticelli cerca di servire Piozzini, controllato da Talarico, va via Piozzini a Talarico che mette in mezzo una palla ancora, però il Follonica che cerca di dare contropiede ma è fermato dai giocatori del Matera. Margheriti per Galgani. Maggi per Margheriti. Verissimo, Margheriti non ha fatto mi sembra un minuto di pausa a parte l'intervallo. No, esatto, è un giocatore su cui Alberto punta tanto, che dà sicuramente tanto ordine alla squadra e sta obiettivamente giocando bene, però chiaramente facendo tutta la partita intera magari uno non riesce a spingere al 100% perché deve un attimino gestirsi, quindi pregi e difetti di questa scelta. E il Matera intanto ha avuto l'occasione con Monticelli, mi sembra Ferrara, ha servito una palla a Piozzini, però ancora Mugnaini ha messo il gambale e quindi niente di fatto. Riparte ancora il Ferrara per Roller Matera, ancora un tiro sempre addosso a Mugnaini. Fortunatamente diciamo non sono tiri insidiosissimi perché comunque sono abbastanza centrali, infatti Marco diciamo non si è neanche mosso, ha alzato il guantone e via. Sì, diciamo che non si è fatto cogliere impreparato perché comunque ogni tiro è insidioso, ogni certo, tiro che va in porta. Certo, sono d'accordo, certo, diceva certo. Federico Paghi, mio ex allenatore, dice mettiamola in porta, poi dice, è un plan del portiere andarla a prendere, dice se si tira fuori non c'è verso, ma se tiri in porta una papera del portiere ci sta sempre. Intanto Roller Matera con Santeramo. Santeramo per Monticelli, controllato da Maggi. Maggi per Monticelli, va il tiro Monticelli, però fortunato il Matera che nessuno si accorge della pallina e quindi torna in possesso di palla con Ferrara. L'ultimo difensore del Matera batte la stecca perché stanno per finire 45 secondi e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco del Follonica, anzi Follonica tornava in possesso di palla prima, quindi si riparte ogni 45 secondi del Follonica. Maggi è fermo nella sua area, controllato da Ferrara, non riesce ad uscire. Margheriti è attaccato
difende benissimo la palla Margheriti nonostante il fisico, cioè non riescono a portargliela via in nessun modo. Sì, ora secondo me stava cercando lo scarico basso per, cioè, di Talarico, che però era impegnato a fare un po' con un po' di discussioni col difensore del Matera e quindi ha saltato l'uscita per dare lo scarico basso, e infatti sono andati un po' in difficoltà. Ancora come dicevo prima, li stanno cercando un po' la gestione, però è un po' troppo alta, quindi non essendo pericolosi, poi comunque il Matera aumenta la pressione e mette sempre in difficoltà. Scambiano Monticelli, Piozzini, si trova Piozzini da solo davanti alla porta, ma si stende Marco Mugnaini e quindi nulla di fatto. Maggi conquista palla, attaccato a due giocatori del Matera, fischia il fallo, anzi fischia palla a due l'arbitro del... l'arbitro, per niente, l'arbitro Santeramo per Ferrara per niente, soffia palla Talarico, va in accelerazione Talarico da solo, va da solo Talarico protetto da Monticelli, porta palla dietro, non trova nulla da fare, scarica per Maggi. Margheriti passa la metà campo, era già pronto, salta la stecca a Margheriti, va a Piozzini ma mette la stecca, stavolta è Maggi e quindi conquista palla, scambia con Margheriti, Margheriti mette in mezzo una palla invece di andare al tiro e un giocatore del Matera riesce ad intercettare la pallina, quindi azione inversa, questa volta è il Matera, mette in mezzo una palla e non ci riesce il giocatore offensivo. E allora parla ancora per il Follonia, ancora Margheriti va sulla fascia, controllo a Santeramo, da palla a Talarico che mette, appoggia una palla in porta, ma il portiere è pronto, anche il portiere del Roller Matera, ancora Talarico, cerca di andare via in velocità Talarico ma non ci riesce, cerca di servire Maggi ma fa prima Ferrara a prendere palla, toccata dal portiere e ancora lottano Galgani e Piozzini, ma rilala meglio Galgani e va via con la palla e la dà Margheriti a Talarico e scambia con Galgani in velocità, rischia anche di farsi male perché va a battere sulla sponda e allora è stavolta il Matera. Momento frenetico, direi, la parola giusta è frenetico. sì indubbiamente, bell'intervento difensivo prima di Filippo Galgani che sicuramente ha la sua migliore... Bel suggerimento interno, bella giocata di Maggi e come dicevo Galgani sicuramente una delle migliori qualità che ha è ma miracolo di Marco Mugnaini in questo momento. Porca, prodezza questa veramente. Posso definire veramente una prodezza, una prodezza perché la palla era indirizzata verso l'angolo basso a sinistra della porta. Signori, se abbiamo replay quando possiamo, se il regista invece di scrivere di fare parole crociate ci dà il replay ci fa un piacere. E il Follonia comunque conquista palla con Margheriti, chiede pallina a Talarico, mette la stecca a Ferrara e quindi niente di fatto. Dicevo prima replay in questo momento del tiro di prima, rivediamo un attimo velocemente il tiro, no questo non è il replay che volevo io e questo non ci interessa, volevamo replay di prima ma non ci ascolta il regista, un po' mi pare. Eccolo replay, arrivano a questo momento con vedete la palla che arriva là in fondo, ci mette il guantone il crociale Mugnaini, comunque veramente complimenti a questo ragazzo, era anche nascosto il tiro ci suggerisce Federico. Meno male per fortunatamente per l'Iren Follonica non riesce a controllare Piozzini perché l'hanno diciamo smarcato da sola verso la porta. Tira da lontano Monticelli cercando la deviazione. Cercando la deviazione va Galgani per Maggi. Maggi per Talarico. Talarico va per cambio per il Follonica. Entra Bonucci. Bonucci a Maggi. Maggi Galgani. Galgani va Margheriti. Margheriti controlla palla, ancora non riesce a portargli via la palla, i 5 secondi del
del Follonica, quindi rimessa in gioco per il Matera. Quando mancano 17 minuti alla fine del primo tempo, dalla fine della partita, scusate, sempre il risultato fermo sull'1-0, partita abbastanza, diciamo, tranquilla per il numero di falli, perché 3 falli per il Follonica e 5 per il Roller. Galgani tenta un tiro accompagnato per una spizzata di Margheriti che viene, ma il tiro debole, quindi nulla di fatto. Va Piozzini da solo, ancora Maggi interviene in maniera difensiva, eccellente partita difensiva di Maggi in difesa, anche in attacco, perché si trova da solo davanti alla porta. Maggi, ottima partita stasera. Sì, veramente, veramente un'ottima partita, ma tutti i ragazzi stanno andando bene, quindi continuiamo così, perché la strada è vero che è ancora lunga, ma la stanno percorrendo in un modo veramente eccellente. Infatti vedi, limitano molto le soluzioni del Matera con i tiri da fuori, e che certo sono sempre sicuramente insidiosi, proprio per la qualità del tiro che contraddistingue sempre i giocatori di questa società, però insomma credo ci sia da essere soddisfatti fino a questo momento. Oh, ti ripeto ancora una volta, veramente Alberto sta facendo un ottimo lavoro, anche se ricordo che sono ragazzi che hanno lavorato prima con Franco Pellegrini, alcuni di questi hanno vinto veramente tutto nel settore giovanile, quindi diciamo ha trovato veramente terreno fertile. Galgani per vuole mettere in mezzo una palla, non riesce, allora va Piozzini da solo marcato da Margheriti. Tira da lontano Maggi, ferma Maggi, tiro di Monticelli, scambio, non c'è niente tra due, dice l'arbitro, fa valere il fisio Maggi e addirittura poi va anche verso la porta e va a tirare e mette il guantone l'altro portiere della partita, quello del Salerno, e niente di fatto, ancora azione veramente, momento ancora concitato, frenetico e concitato, parte ancora Margheriti si accentra, salta, cerca di saltare Monticelli, cerca di fare il tiro Margheriti, che fece un bel gol, fatto questo Modovilla la settimana scorsa, Margheriti facendo un giro del genere, salta Monticelli, mette in mezzo la palla, non ci arriva Bonucci. In Matera ora un po' in sofferenza, Follonia sta venendo un po' fuori, hanno avuto diverse occasioni, ora ancora un'altra soluzione in mezzo. Eccola ancora Bolucci, bellissima palla di Margheriti, complimenti a questi ragazzi, si fa trovare pronto Bonucci, il tiro non è preciso e il portierone del Matera respinge, però non c'è da dormire perché il Matera riparte con Piozzini, non controlla palla Piozzini, attaccato da Galgani. Complimenti a Galgani che ha fermato Piozzini senza commettere fallo, in velocità è sempre pericoloso quando ti trovi uno contro uno. E allora Santeramo va da solo, si gira, non trova spazio perché Margheriti ancora lo ferma, va ancora al tiro da lontano Monticelli, e allora Elire Follonia torna a possesso di palla, bellissima ancora palla di Margheriti, veramente questo ragazzo ci stupisce ogni giorno che passa. Ragazzo veramente intelligente dal punto di vista, diciamo, del gioco, dal punto di vista di questi passaggi di prima, sono veramente meravigliosi. Sì, un momento buono per il Follonia si vede anche dal fatto che Alberto sta parlando in maniera tranquilla lì al time out e credo possa essere soddisfatto. Vediamo le due prodezze di Margheriti, mette in mezzo una palla in questo modo, quindi poi la seconda con Galgani, vedi, si gira Margheriti, trova Bonucci che però comunque aveva anticipato lo stesso difensore del Rolle Matera, non troppo perché la palla era un po' più lontana e non riuscito a controllarla. Sì, diciamo Alberto è un pochino più tranquillo in questa fase qui, diciamo sarà 3 secondi e più tranquillo perché 5 secondi fa era sulla sponda che urlava come un gorilla allo stadio, come gorilla allo zoo. E niente, lo salutiamo Alberto perché l'anno scorso mi ha fatto veramente compagnia a tutte queste partite e lo siamo in un modo affettuoso. Si ripartirà con rimessa in gioco per credo il Follonica. Sì, la palla ha colpito il plexiglass su quel lato e è come se fosse considerato fuori dal campo, e quindi Margheriti per Galgani.
Calgani scambia con Maggi. Maggi alza la testa, cerca un movimento di un suo compagno, non lo trova, allora va da solo Maggi sulla sponda, fa valere il fisio Maggi, prova a fare l'alza e schiaccia, ma Ferrara ci mette quello che può, ma Maggi non desiste e continua. E allora Margheriti 5 secondi, doveva darla via la pallina, magari se la dava in avanti non si rischiava il fallo dei 5 secondi. E allora Bonucci fa segno e prende l'uomo con la palla. E allora Piozzini, Margheriti, Maggi, anzi scusate, va, intercetta la palla e fortunatamente arriva per rimbalzo della sponda ancora Maggi. Va Maggi da solo, mette in mezzo una palla che Piozzini soffia all'ultimo momento. Veramente bravi questi ragazzi, in questo momento stanno costruendo veramente tanto. Penso che possa essere soddisfattissimo l'allenatore. E allora Galgani. Altro intervento provvidenziale di Maggi qui a metà campo difensivo. Drondinone ferma il tiro di Maggi. E allora Ferrara attaccato dal ritorno di Maggi per Margheriti. Scambiano i due, si trovano veramente a occhi chiusi perché hanno giocato insieme tantissimi anni. Va Bonucci, va il tiro spizzato da Santeramo e quindi in offensivo. Però ritorna ancora Galgani. Rondinone va a valere la stazza di Rondinone, porta via palla e tutto, mi ribadisco. Mette in mezzo una palla a Piozzini, però non c'è un suo compagno fortunatamente per l'Ivan Follonica. E allora scarica dietro a Monticelli e va ancora il tiro da lontano. Spizzato sempre da Margheriti, spinto da Monticelli in maniera regolare, dice l'arbitro. Però passa la palla a Galgani, Galgani a Bonucci, attaccato da Santeramo. Santeramo, ancora fallo dei 5 secondi, ma ragazzi non sono attenti, non sono falli sciocchi, perché comunque lo sai. Sì, qui forse ha tardato un po' Lorenzo Bonucci con l'apertura su Margheriti, che era già pronto sulla sponda, quindi ha perso tempo. Pallinata addosso a Piozzini, ora è sentita da qua. Si tocca anche la gamba a Piozzini, proprio sulla gamba fasciata. Galgani dietro per Maggi. Maggi punta Monticelli, ci ripensa, la scarica per Galgani. Galgani a Bonucci. Bonucci guarda un suo compagno attaccato da Rondinone. Mi piace dire Rondinone perché vorrei si capisse veramente la stazza del giocatore. Però passa Maggi, non riesce e perdono palla i giocatori del Follonica con Santeramo, non preciso il passaggio fortunatamente a Monticelli. Mancano 10 minuti e 26 secondi alla fine della partita e ancora Galgani a Maggi. Maggi cerca un compagno, entra nel frattempo Masini per il Follonica. E allora Bonucci si controllava da Rondinone. Maggi in accelerazione scarica dietro per Masini alza la testa. Anche Masini è un ragazzo che comunque è cresciuto tanto in questo anno, ha fatto diversi assist come questo, vedi ad esempio anche proprio contro il Matera, mi ricordo un gol proprio di Bonucci su assist di Masini, su tutti i guanti. In questo momento però non ha coperto bene in maniera difensiva, ha seguito la palla invece dell'uomo e Rondinone se ne è approfittato. E allora però nulla di fatto ancora, quindi Margheriti per Maggi. Maggi per Bonucci. Calato un attimo il ritmo. Sì, era anche pronosticabile, non è che si può avere quel ritmo di qualche minuto fa in eterno, perché è molto dispendioso a livello energetico. Ora però contropiede del Matera, altro miracolo di Marco, perché nonostante fosse da posizione molto defilata ha messo una palla sotto la traversa, che una gran parata di Marco. Ancora anticipato Masini da Santeramo che conquista palla, quindi per Monticelli ancora per Santeramo va al tiro. Tanto time out richiesto da Alberto Luisi della panchina del Follonica. Masini alza la testa, la dà, serve Margheriti che non controlla.
E allora Monticelli torna a possesso di palla per il Matera. E allora Santeramo. Santeramo va al tiro da lontano e arriva il gol. E arriva il gol, nulla di fatto per il Follonica. Il gol assegnato al numero 2, appunto Santeramo. Ricordiamo che il Matera gli basta un pareggio per accedere alla finale della Coppa Italia, e quindi di qui l'esultanza dei giocatori del Matera. Vediamo il tiro da lontano di Santeramo, fa velo al portiere Rondinone che sfrutta la stazza, e quindi Marco si è visto arrivare la pallina, non ha potuto nulla in questo caso, la palla entrava in porta. Sì, diciamo che le maglie larghe della difesa del Follonica in questo caso hanno consentito la diagonale di Santeramo, che ha tirato da posizione ottima, quindi messa la palla bassa a fil di palo diventa complicato per il portiere, e in aggiunta al velo del compagno c'è stato ben poco da fare, purtroppo ci voleva solo un altro miracolo. Intanto è riuscito Masini, che ha lasciato il posto, se non vado errato, a Gresti. E niente, nulla di fatto, 1-1, si riparte. Bonucci con controllo di palla per Maggi. Maggi va in accelerazione, lungo l'area, fa tutto da solo Maggi, un trovato da Monticelli, dietro porta per Margheriti, quasi si scontrano i due, Margheriti dietro porta, allora scarica per Bonucci, prende palla Bonucci per Agresti. Agresti controlla in accelerazione, è mantenuto da Rondinone. Agresti cambia per Margheriti. Margheriti, scarica, non trova spazio, scarica per Somaggi. Maggi va al tiro al volo, Margheriti conquista palla, mancano 2 secondi per il tiro, Rondinone intercetta la pallina, Margheriti, e il Matera riparte. Piozzini per Monticelli ancora a Piozzini, scambiano a questo punto il ruolo del Matera, ha tutta, diciamo, lì, la volontà di addormentare la partita, se si può addormentare una partita nell'hockey. Sì, chiaramente uno fa due conti ed ora, diciamo, loro sono in finale, quindi non è che hanno tutta questa esigenza di forzare il tiro E arriva il secondo gol, disattenzione difensiva. Sì, una disattenzione difensiva, una, diciamo, noi si chiama una bella dormita, è un po' il portatore di palla che non è stato aggredito, un po' l'entrata di quello alto, insomma. Vediamo replay. Agresti non vede l'uomo che arriva da dietro e quindi si trova da solo davanti alla porta e mette la palla in rete. Bonucci per Margheriti per Maggi per Agresti ancora. Agresti per Maggi. Maggi per Margheriti, incrociano i due. Agresti porta via la palla, Piozzini da Agresti. E allora Piozzini dietro porta aspetta un suo compagno, è Rondinone, controllato da Agresti. Cerca di attaccare Piozzini, tira da lontano ancora Rondinone, protetto da Maggi. Ancora un cambio, esce Agresti, rientra Galgani, che sicuramente sul reparto difensivo è un pezzo molto importante. Ora però direi che sul 2-1 servirebbe forse una spinta un po' più decisiva in attacco. Comunque anche non aggravare la situazione difensiva aiuta. Certo. Maggi per Galgani a Margheriti. Dove trova le forze Margheriti non si sa, perché non ha fatto un minuto di riposo se non l'intervallo. Il problema è che non è solo questa partita, ma è sempre così. Questo ragazzo è veramente bravissimo. Piozzini
per Santeramo. Si riaccende Santeramo e arriva al tiro ancora una volta, e arriva il gol dalla distanza stavolta. Gol dalla distanza questa volta. Beh, Marco poteva fare qualcosa? Non ho capito se c'è stata una deviazione. Di fatto ha preso piano l'incrocio. Ora se vediamo il replay magari ci rendiamo meglio conto. Vorrei ci fosse stato un altro velo. Sì, proprio un altro velo di Monticelli. Giusto arrivare la palla all'ultimo momento. Non c'è stata una deviazione, tiro diretto. Però il velo del giocatore ha ingannato Marco, che purtroppo non ha visto la palla arrivare. La palla si è insaccata all'incrocio dei pali. Niente, quindi il Matera in vantaggio di 3-1. Sembravano finiti, ma questa è l'esperienza che porta appunto questa possibilità di giocare con questi ragazzi. Cioè l'esperienza si vede insomma in una partita come si è vista la settimana scorsa con il Castiglione, si vede ancora tuttora l'esperienza rispetto al diciamo tra virgolette le capacità, come di qua c'è sia capacità che esperienza, ovviamente i ragazzi ancora hanno soltanto le capacità. Sì, intanto è entrato in pista anche Federico Asta, che ha preso il posto di Lorenzo Bonucci, credo, che è appena uscito. Questo momento difficile, momento nero direi. Nero direi. Peccato, perché fino a questo momento, fino a poco fa, insomma, ho visto un grande Follonica. Ora una disattenzione dopo quell'altra, anche qua una soluzione sbagliata da Galgani. Niente, lascia il contropiede a Santera. Diciamo sono stati anche il DM micidiale. Siamo tutti anche dei garantiti, ragazzi, perché nel senso c'è tutti all'angolo, attraversa l'incrocio dei pali, e cioè non è che sono tiretti a palombella, insomma, via. Comunque dai, niente, si riparte con questo 4-1. Risultato secondo me non giusto tra virgolette, nel senso, perché comunque Follonia non ha demorso fino alla fine, ha fatto il gioco, ha rischiato anche di andare in vantaggio diverse volte. E niente di fatto, l'importante è non si scoraggino questi ragazzi, perché comunque alla loro prime esperienze in una categoria senior è giusto che portino avanti, anzi la seconda, perché hanno già iniziato l'anno scorso appunto con Franco Polverini, e c'è tutto da imparare. Va Asta da solo, anticipato da Piozzini. Asta non riesce a controllare palla e va da solo. Asta in anticipo, va con Maggi, porta palla, controllato da due giocatori del Salerno. Galgani per Margheriti per Galgani ancora. Tenta un tiro accompagnato, stava per beffare la difesa del Matera. Filippo Galgani, ancora Maggi, tira da lontano. È un valore. Ci ha un po' ammosciato questa situazione. Non ce l'aspettavamo. No, decisamente no. Gol ora sarebbe fondamentale, chiaramente 3 minuti dal termine, vantaggio di 3 gol, diventa complicata anche nell'hockey, però nulla, diciamo, nulla è ancora deciso. Rivediamo i gol del De Gran Gol, Santeramo che ieri sera a Castiglioni non c'era, oggi hanno schierato perché comunque era importante per loro qualificarsi. Pensavano di fare risultato ieri sera a Matera senza Santeramo, a Castiglione invece Matera è stato sconfitto, quindi hanno visto bene di far tornare subito, e hanno fatto bene, hanno fatto una tripletta, ha fatto mi sembra 2 gol, credo 3 ne ha fatto, gol addirittura, il primo, il terzo e il quarto, quindi diciamo ha inciso parecchio la presenza di questo ragazzo. Si riparte dopo il time out, quando mancano 3 minuti e 10 secondi alla fine della partita. Galgani però il Matera riacquista palla con Santeramo sempre. Piozzini, va Margheriti da solo, instancabile questo ragazzo,
veramente trova l'energia anche sotto i pattini. Asta dalla palla a Margheriti a Maggi in area, Asta per cercare di fare la punta, non riesce. Galgani per Maggi punta a Santeramo, protegge Galgani, va Maggi in mezzo. Invece il suggerimento per Margheriti era solo sul secondo palo, non era facile perché c'è Vallomo addosso. Tira da lontano il Follone, che ha attaccato Asta all'angolo, mi sembra una situazione da fischiare. Palla 2 per si riprenderà con la palla 2 sulla pallina Margheriti e Piozzini. Conquista palla Margheriti al volo, ma non riesce Asta a spizzarla in porta e quindi nulla di fatto. Santeramo per Piozzini controllato da Galgani per Santeramo, ancora da lontano, no, stavolta non decide inutile di passarla a Piozzini. 1 minuto e 44 secondi, cerca di sfruttare il possesso palla il Matera, perché a questo punto non ha nessun interesse a forzare il gioco, perché è il risultato che lo premia pienamente. Una partita che per loro si era messa un attimino in difficoltà. Va il mette in mezzo una palla Galgani, Maggi non riesce per l'intervento forse di un giocatore del Matera. Galgani anticipa, scusate, Maggi anticipa e va in porta Maggi. Bel gol di Maggi, mette, diciamo, riduce le distanze, manca un minuto e 17 secondi, diciamo fa un pochino più meritevole il risultato per il Follonia, perché ci sembra anche a noi che è giusto, perché il momento di un minuto, c'era un film, un minuto di ordinaria follia, qui invece mi sembra anzi era un giorno di ordinaria follia, non un minuto, mi correggo, qui invece tre minuti di ordinaria follia e hanno preso tre gol, esatto. Che insomma vabbè, peccato, questo gol sicuramente rende meno amara la sconfitta. Una sconfitta è sempre una sconfitta, ma ripeto, l'abbiamo detto all'inizio della telecronaca, l'abbiamo detto nelle telecronache scorse, questi ragazzi devono crescere, questi ragazzi hanno la necessità di fare questi minuti, hanno la necessità di giocare con certe squadre come il Castiglione, come il Matera, come squadre corazzate per degli obiettivi diversi rispetto a quello che ha in questo momento il Follonia. Il Follonia sta sfruttando i ragazzi laddue come diciamo. Intanto ancora il Matera in area, bel gesto tecnico di Ferrara, però nulla di fatto. 27 secondi alla fine della partita, 26 e va il nulla di fatto. Riparte il Follonia con Margheriti si accentra, si ferma Margheriti e Piozzini arriva e poi soffia la palla. Mancano 10 secondi alla fine della partita, Asta attacca Piozzini, partita diciamo finita, va il Matera a giocarsi, passa il turno Matera, sì. E quindi vabbè, complimenti al Matera perché comunque ha saputo soffrire e poi ha saputo sfruttare le tra virgolette le ingenuità o le disattenzioni del Follonica nel migliore, sì, dei modi, quindi ingenuità giovanili dovute appunto all'età dei ragazzi e nulla di fatto. Vediamo qualche azione saliente, risultato fermo sul 4-2, risultato fermo sul 4-2 e finita la partita così. Matera smanca Follonia. Vediamo il gol del 2-1, diciamo un concorso di colpa su tutti e tre, un po' Lorenzo Bonucci che ha un po' tardato, comunque ha peccato di leggerezza, Marco che forse poteva mettere una stecca e fare un po' di lavoro straordinario e Alessandro Agresti che si è un po' scordato l'uomo via. Vabbè dai, l'importante è distribuire le colpe e così, no, che non ci sono, però anche le colpe diciamo sono disattenzione, non si tratta di colpe, si tratta di disattenzione e niente. Ringrazio Federico Pagnini, nostro capitano, complimenti per l'andamento diciamo di questo campionato, quest'anno, quest'ennesimo campionato per Federico con questa serie di gol.
e si è portata a casa la pallina, l'altro giorno l'ha portata a casa la pallina, perché no, dopo no, tripletta la pallina di Nando Monticello, di Nando Monticello non me la dà quella pallina. Io ho visto Nando andare a discutere per la pallina, eh? Sì, la prima cosa è fatta a riprendere la pallina. Sembra sua. Lo salutiamo Nando, che ci, penso ci sentirà, se non ci sentirà non importa, noi lo salutiamo uguale. Un saluto a tutti quanti, complimenti ancora al Matera, ringrazio al pubblico, un applauso a tutti quanti. Cristian Moda vi ringrazia dal Palarmeni, ringrazio Federico ancora, Federico Pagnini, ringrazio Leonida Romualdi anche se non fa nulla, e Andrea Bugio ancora di meno, e niente, un saluto a tutti e grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.